viaggi e incontri, storie di nomadi e di sedentari. Alcuni viaggiano fisicamente, altri solo con la mente. Come sempre, ogni viaggio si conclude con un incontro, per conoscersi, per festeggiare e per pensare a nuovi itinerari e agli incontri che verranno. Buon ascolto. L'idea che sia dei popoli e delle culture africane è sempre un po' ambigua ed intrisa di ignoranza. Ambiguità e ignoranza che aumentano a dismisura quando si entra nello specifico. Quando si cerca di andare a conoscere aree culturali e popoli specifici del nostro continente. Sapete chi sono i popoli dell'Africa centrale? I pigmei più antichi? Oppure, ad esempio, i Beti, soprannominati anche i signori della foresta? Avete mai sentito parlare di questi popoli? La società Beti è fondamentalmente legata alla terra, o meglio, alla cultura della terra e dei suoi frutti. Importante è l'agricoltura di sussistenza. I prodotti più importanti sono gli arachidi, le banane, i tuberi vari, la canna da zucchero, il mais, le patate, così via. Oltre all'agricoltura si pratica anche la pesca e la caccia. La pesca è ovviamente artigianale e non impatta assolutamente sul volume dei pesci nel fiume. Lo stesso discorso vale per la caccia. A titolo di esempio, uno dei miei zii, che era un grande cacciatore, utilizzava esclusivamente la lancia e le fionde artigianali e in più si avvaleva anche della collaborazione dei suoi cani. Ma la cosa che mi colpiva di più e che ricordo ancora con estrema chiarezza è la capacità di mia mamma e della mia nonna paterna di curare con le piante medicinali. Nello specifico, mia mamma era specializzata nel far partorire le donne e nel seguirle anche nel percorso dopo il parto. Per quanto riguarda mia nonna, oltre ad intrattenerci tutte le sere con le sue meravigliose fiabe cantate, era soprattutto un vero e proprio medico. La sua conoscenza delle piante medicinali non aveva uguali in tutto il paese Beti. Aveva insegnato anche a tutti noi, piccoli, quali piante utilizzare per curare piccole ferite e piccoli malani. Una volta, quando avevo 13 anni e frequentavo ormai la scuola media a Ngomzap, mi ero ritrovato con un problema molto serio, un problema di salute. Avevo la mano molto gonfia. La causa mi era sconosciuta. Punture di insetto? Non saprei. Non sapevo cosa fare e non avevo soldi per andare all'ospedale. E mia nonna era al villaggio che si trovava a 30 km di distanza. Sa di fatto che il gonfiore persisteva ancora dopo 3 giorni. Per fortuna, nel frattempo, era arrivata mia nonna. Dopo avermi preso e osservato la mano, andò a raccogliere 4 o 5 foglie di una banalissima pianta che cresceva attorno alla nostra abitazione. Fece un impasto con le foglie raccolte, espose brevemente una foglia di banana sul fuoco per renderla più morbida e fece un impacco che poi attaccò con le corde di banana alla parte più dolorosa della mano. Mi consigliò, prima di andare a letto, di immergere ogni tanto la mano in una bacinella di acqua fresca che fece sistemare vicino al mio letto. Siccome ero perplesso, le chiesi se la mia mano sarebbe guarita per il giorno dopo.
Con un gesto della mano e senza proferire parola, mi invitò ad andare a dormire. La mattina successiva la mia mano era guarita. Quando la mia nonna è morta, non c'è dubbio che abbia portato con sé tutti i saperi tradizionali che custodiva. Ho sempre provato un senso di colpa nel non averle mai chiesto di insegnarmi qualcosa, ma il mio dispiacere non ha assolutamente fondamenti. Ci vuole un'intera vita per acquisire le conoscenze che aveva mia nonna e mia mamma. Io sono andato via dal mio villaggio quando avevo 12 anni, eppure avevano già iniziato a formare tutti i bambini, insegnandoci a curare da soli piccole ferite, il mal di testa e perfino a trovare l'acqua tagliando le radici di certe piante in caso di emergenza. Grazie mamma, grazie nonna. Concludo questo racconto con una delle fiabe cantate preferite di mia nonna. Propongo ora solo la parte cantata. Scusate la qualità della registrazione, è tutto fatto in casa. Vi ringrazio dell'ascolto e vi chiedo davvero di mandarmi le vostre sensazioni, magari anche delle domande, se ne avete, per conoscere meglio la cultura di cui vi sto parlando.